Buongiorno, siamo con Andrea Daniele alla mia sinistra, dirigente dello Sporting San Salvo, e Pino D'Ercole, allenatore del Real San Giacomo. Le loro squadre, la squadra che Andrea dirige e che Pino allena, militano nel campionato di seconda categoria, che è già alla sua seconda giornata, diversamente da quello di terza, che come è noto inizierà il 10 ottobre. Siamo qui quindi per fare un primissimo punto della situazione del campionato appena iniziato e per chiedere a questi due militanti calcistici come vedono il campionato, perché loro, oltre che impegnarsi per la rispettiva squadra, chiaramente sono anche esperti e hanno un po' la visione delle altre squadre che giocano. Partiamo da Pino. Quindi, Pino, come vedi questo campionato tu? Innanzitutto buongiorno a tutti. Questo campionato io lo vedo già dalle prime battute, è equilibratissimo, dove il Villa Scorciosa è riuscito a vincere una partita domenica dove il Monte d'Oriso poteva pareggiare, aveva la possibilità di pareggiare al 90° con un rigore sbagliato. Quindi ci trovavamo con tre squadre prima in classifica, diciamo. Non parliamo della classifica ora che è ancora prematura e presto. Però da queste prime battute e anche durante la preparazione, da quello che si è potuto sentire, da quello che si è potuto capire, il campionato è equilibratissimo, dove non c'è un Real San Salvo, non c'è un Ortona Calcio che è organizzata, che, diciamo, dove partita per vincere, perché si sa dal mese di giugno, si sa dal mese di luglio, già si parte con le intenzioni e questa squadra al momento non c'è. Io parlo così perché non conosco bene la realtà del Lancianese, non conosco bene il Villa Scorciosa, che comunque mi hanno parlato benissimo, però non è quella squadra da ammazza campionato, io questo voglio dire, perché forse in fondo ci sono delle realtà organizzate per vincere il campionato. Io penso che il Monte Odorizio ha qualche vantaggio in più rispetto a tutte le altre. Ripeto, non conosco il Lancianese. Noi abbiamo incontrato domenica il Marcianese, una buona realtà, allenata da Tupone, dove è un conoscitore di calcio, ha giocato fino a 3 anni fa in eccellenza con la SPAL, dove si è portato, è imbottita di ragazzi, noi li abbiamo incontrati domenica, ripeto, è imbottita di ragazzi provenienti dalla Beretti Nazionale. Ragazzi più esperti provenienti da, io lo chiamo calcio professionistico, eccellenza della SPAL, poi ha un bacino di utenza grande, sappiamo che Lanciano è come vasto, è grande, quindi hanno la C e poi hanno la SPAL Lanciano. E questa dovrebbe essere la terza realtà. Io li ho visti, ripeto, organizzati. C'è il Fossacessi a 90 che rispetto agli anni passati, dove loro hanno militato per parecchio tempo in seconda categoria, però hanno fatto sempre su e giù, salvezza, retrocessione, e quest'anno sono stati ripescati dalla terza in seconda. A differenza degli anni passati, il Fossacessi 90 quest'anno li vedo organizzati. Dai tabellini che vedo dal giornale, perché non conosco, ripeto, la realtà del Lancianese, so lo Sporting che comunque ha 6-7 anni di esperienza in seconda, li allenano allenatori come Turchi, hanno persone, pedine importanti, ho avuto modo di vederli in coppa col San Paolo Calcio. E ho visto una squadra ben attrezzata ed esperta. Allora Andrea, come lui ricordava, voi vabbè, sono 6 anni che fate il campionato e siete stati promossi insieme, tre anni Facciamo la seconda. che fate la seconda, sì, me lo ricordo, voi siete stati promossi insieme al Real San Salvo, sì, e quando la US è stata promossa in eccellenza, quello stesso anno. Poi voi siete riusciti a mantenervi nel campionato di seconda, che come diceva lui è un campionato nel quale le squadre del Vastese giocano con quelle del Lancianese, quindi è un campionato anche più allettante rispetto a quello di terza che diciamo è più circoscritto nella nostra area. Buongiorno, ciao, sono Andrea Daniele. Sì, è vero, il campionato rispetto agli altri 2 anni è decisamente differente, in quanto ci sono tra neopromosse
squadre del Lancianese, sono 6 squadre su 16 che l'anno scorso non facevano parte del nostro girone. Un po' il fatto dei ripescaggi della seconda, che hanno aumentato un girone in prima categoria, e un po' perché hanno messo l'altro girone squadre tipo Palombaro, Lama, che l'anno scorso li incontravamo. E per quanto riguarda il campionato, dai risultati, come diceva Mister D'Ercole, sembra un campionato molto equilibrato, dove non c'è una squadra ammazza campionato tipo l'Audax l'anno scorso, che si è ritrovata a gennaio già, o il Real San Salvo 2 anni fa, in questi 2 anni che noi siamo stati in seconda, che ammazza del campionato. C'è sorpresa perché non conosciamo né le matricole, Real San Giacomo e Polluri, però anche noi, vedendo dai nomi, sono giocatori, soprattutto Real San Giacomo, cioè giocatori di esperienza che hanno fatto categorie pure superiori, che l'anno scorso stavano in seconda. Sicuramente avranno qualcuno che proviene dalla promozione della prima categoria di Scerni, che adesso non ci stanno più. Pollutri pure, c'è qualche giocatore, quell'elemento di Vasto, che è un buon elemento per la seconda. Il Lancianese non lo conosciamo, non sappiamo. Però vedendo i risultati sembra che comunque non è. Il campionato sarà difficile perché comunque anche qua nell'Alto Vastese, in Contricampo, noi domenica siamo venuti da uno 0-0 contro il Mario Turdò, dove la partita abbiamo avuto occasioni per vincerla, ma alla fine abbiamo rischiato di perderla perché comunque sono campi infuocati, nessuno ti regala niente. E per le previsioni, non lo so. Per il blasone, oltre al Mondetorri, si aggiungerà San Giovanni e Eccellenza. Dopo c'è sempre quell'incognita lì che diceva il mister. Però è sempre da giocare. Mi auguro che sia un campionato equilibrato perché vedendo i risultati l'anno scorso, se non ci fosse stato l'Audax, in 4 punti c'erano 3 squadre. Quindi c'è la previsione, secondo me, che si decida all'ultima giornata, se non l'ultima, la penultima, proprio agli sgoccioli. Non finisce ad aprile, almeno per la vincitrice. E dopo è da vedere ancora, anche perché per il momento le squadre sono queste. A dicembre sicuramente, come tutti gli altri anni, ci saranno rivoluzioni. Chi non gioca in categorie superiori, chi non. Noi puntiamo, sono il terzo anno, abbiamo sempre fatto metà classifica. Siamo una squadra, un mix tra fuori quota e gente più esperta. Il primo obiettivo è salvarci a quanto prima possibile. E in più toglierci qualche soddisfazione, capito? E vediamo strada facendo che cosa succederà. Mister Pino, Daniele ha appena candidamente ammesso le ambizioni della propria squadra. Vogliamo vedere le vostre? Ma per quanto riguarda le nostre, noi, ripeto, siamo e ricordo che siamo una matricola e per tale dobbiamo cercare di far bene, di continuare il lavoro che abbiamo fatto negli anni passati. Nel senso, certo, proveniamo da un campionato vinto con 0 sconfitte, abbiamo ricominciato con questo campionato con una vittoria e con un pareggio. Quindi, diciamo, ancora imbattuti dopo 30, 26 più 2, 28 gare. Le nostre ambizioni sono quelle di una matricola, quelle di una salvezza, però devo dire la verità, ho una squadra dove ci siamo migliorati tra quelli che ci hanno dovuti lasciare, tipo Paco, tipo Desiderio, che non si sa se torna, e tipo un altro centrale in difesa, un ragazzo di Scerni che per motivi di lavoro ci ha dovuti abbandonare, però abbiamo preso pedine altrettanto importanti. Per questo io dico sì, una salvezza, però penso che siamo all'altezza di fare anche qualcosina in più della salvezza. Tu pure avevi detto la salvezza è qualcosina in più, e qualcosina in più del qualcosina in più no. Ma fare più dell'anno scorso già è un grande passo avanti. E in più giocarsela sempre. È chiaro che si scende sempre in campo per vincere. Non ho mai sentito nessuno che dice, vabbè, pure se perdo non fa niente. E per la rosa che abbiamo, le possibilità ci sono, capito? E da migliorare, ancora da aggiustare. Purtroppo abbiamo avuto qualche elemento che ha preferito scendere di categoria per una questione economica. Altri elementi che hanno voluto provare, e questo è pure un motivo nostro di orgoglio, tipo cito pure Cardarella che non giocava più, aveva iniziato a giocare con noi, adesso c'è la possibilità e sono contento, capito, che di giocarsi le sue chance in promozione. Però
è un palcoscenico che merita pure per le qualità che ha. E per il resto siamo noi, siamo 22 persone in rosa e purtroppo ci sono problemi di lavoro, problemi di famiglia, quindi difficilmente avremo problemi di squalifica, di infortuni, speriamo di no, però purtroppo durante l'arco della stagione, che è lunga, ci sono sempre, capito? Dobbiamo stringere i denti, andare avanti, il gruppo è unito, siamo un bel gruppo, con non, tutta gente di San Salvo, capito? Non, quindi il mister pure di San Salvo, quest'anno abbiamo preso la guida del mister Turchi, come ricordava mister Dercol. E niente, speriamo che Dio ce la mandi buona.